Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio villaggetto qui su Clash of Clans. Allora, ho fatto un po' di attacchi così almeno abbiamo un po' di soldini. Ci hanno anche attaccato, ma villaggi molto ma molto più forti di noi e purtroppo ci hanno sventrato. Quindi pensavo, se sei d'accordo, di fare un attacco per fare almeno, pensavo, centomila, porco cane, 100.000 ragazzi, 100.000, 100.000, ma qua ci sono tre mortai e non vedo una cosa molto abbordabile per le unità che abbiamo a disposizione. Qua ce ne sono 71.000 e già, sinceramente, la cosa mi piace molto ma molto di più. Allora, intanto con gli arcieri facciamo fuori questo e con quest'altri arcieri, se si sbrigano, ci facciamo fuori là, l'altri compari là dentro. Allora, direi di entrare, se siete d'accordo, dentro al villaggio, così almeno ci leviamo. Forza, sfondate l'altro mortaio, benissimo. Adesso entriamo tutti quanti che dovremo riuscire a fregarci 71.000. Dove cacchio stanno andando questi? Ah, stanno andando a rompere la casa là del costruttore. Ok, spaccate subito il cannone, benissimo. Andate a spaccare la difesa aerea, benissimo. Andate a spaccare la torre dell'arciere che ci sta rompendo letteralmente l'anima. Ok, dovrebbe venire abbastanza tranquillo questo villaggio giù, solamente 16, infatti non è fortissimo. Abbiamo talmente tante unità, forse ne potevo anche risparmiare qualcuna di più, ma avevano solamente un mortaio, quindi era molto abbordabile come attacco. Adesso ci faremo, secondo me, un 100%, ma adesso lo vediamo insieme, anche perché romperà un po' l'anima adesso qua questo cacchio di torre dello stregone è sventrato. Ok, ne sono avanzati anche un bel po', però non tantissimi, 96, ci mancano le due capannette, una, e andiamo a spaccare l'altra. Forse ci potevamo conservare qualcheduno, però va bene anche così. Con i soldi a disposizione volevo andare a potenziare un altro cannone al livello 8. Vi faccio vedere intanto che altro è successo al mio villaggio. Eccolo qua, un bel perfetto con 71.000 di oro e 46.000 di elisir. Benissimo, allora andiamo a addestrare un po' le nostre truppe, andiamo a addestrare questa truppa qui, andiamo ad addestrare 45 arcieri, sto cercando di potenziare o più che altro attaccare con truppe abbastanza deboli, almeno più che altro deboli, con poco consumo di risorse, così almeno riesco a non sprecare tante risorse e fare potenziamenti. Allora volevo andare a fare dove sta l'altro cannone che volevo fare, l'8, eccolo qua, 400.000, o al massimo potremmo andare a fare questo qui che è 100.000, e con l'occasione andare un po' a potenziare le mura, dato che ci richiede 30.000, che è un bel esborso di soldini. Possiamo andare intanto a fare, andiamo a fare quella da 100.000, tanto 12.000, o meglio 100.000 ce la facciamo. Così con l'occasione approfitto per aumentare un po' le mie difese, dato che mi hai detto di dare priorità principalmente alle mura, quindi andiamo così, faccio un po' di attacchi, ci rimetto un attimo a fare 400.000, così praticamente nella giornata di domani ci buttiamo a capofitto nel prossimo cannone. Allora 2.31, con questo andiamo a 200.000, quindi ne possiamo fare altri 3, 1, 2 con questo, così almeno questi li abbiamo portati tutti a livello 5, e dobbiamo fare ovviamente tutta quest'altra parte che è ancora da preparare. Eccolo qua, fra 12 ore abbiamo il cannone al livello 6, così praticamente abbiamo un 8 che non si può più potenziare, un 8 che non si può più potenziare, e questo qua che diventerà un 8 che praticamente si può magicamente potenziare. Ok, per il resto mancano 11 ore al mortaio, che almeno li ho tutti a livello 4, e questi li dovremo portare a livello 5 con, come vedete, la bocca molto più grande e manderà sicuramente una palla molto più devastante. Danni al secondo 7+1 ed è praticamente fatti i tre mortai centrali, secondo me staremo molto ma molto più tranquilli quando ci attaccheranno. Prossimi potenziamenti, dobbiamo anche buttarci sulle torri dell'arciere, che adesso costano veramente un sacco di soldi, 7,20, 7,20. Questa qui che è un po' deboluccia la potremo fare direttamente domani, tanto 12 ore. Sto cercando almeno di portarle tutte omogenee, così poi
almeno una volta che sono arrivate tutte allo stesso livello, ci buttiamo a capofitto nei potenziamenti devastanti. Allora, vi stavo dicendo, mortaio 11 ore e abbiamo il mortaio. 11 ore abbiamo il cannone a livello 5, poi fra un giorno ho finalmente la caserma al livello 9 e con la caserma al livello 9 possiamo fare un boato di cose. Prima fra tutti potremmo fare i draghi. Con 662.000 volevo vedere se possiamo potenziare qualcosina che ci può interessare. Allora, 750 gli orchi, 750 spaccamuro, 750 i goblin, 1.350 le mongolfiere che non mi dispiacerebbero, però devo arrivare a 1.350. Queste comincia 48 più 24, cominciate a capire che diventa una mongolfiera bella devastante. Abbiamo poi le guaritrici, non mi viene il termine, a 7.50. No, penso di buttarmi a capofitto sulle mongolfiere, perché le mongolfiere è una cosa che mi interessa molto. 1.350, un bel po', qua 600 per la guarigione e 1 milione per la per il fulmine. Poi che altro abbiamo in lavorazione? Ah, la caserma nera livello 1, finalmente anche qui la caserma nera, così vediamo un po' che tipo di truppe possiamo fare e poi basta. Per il resto stiamo procedendo bene con i lavori e non mi sembra che c'è qualche altra cosa da fare al momento. Mi sto dedicando in tutto e per tutto alle difese, come mi avete consigliato. Quindi ci vediamo nel prossimo video, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.